Allora ragazzi, bentornati, bentornati su Retroplay ed è tornato anche Duke Nukem. Eccolo qua, questo è Duke Nukem 2 della Apogee Software. Non è Duke Nukem 3D, come già abbiamo visto nello scorso episodio. I am back. Vedi, è tornato, ce lo dice Duke. Questo è Duke Nukem 2, che era un platform action, come già abbiamo visto qualche puntata fa. Abbiamo visto il primo Duke Nukem. Allora, ladies and gentlemen, ecco uno dei più grandi eroi, Duke Nukem, che ha scritto un libro, Perché sono un grande. Ecco. Ma Mr. Nukem è stato rapito da una forza sconosciuta, una forza aliena. Eccolo qua, se lo so fregato. E c'è un UFO gigantesco che sta su Los Angeles. Torneremo dopo questa pubblicità con la storia di un cane a tre zampe che ha salvato un bimbo. Nel frattempo, nell'astronave dove hanno rapito il povero Duke Nukem, ehi, perché sto qui? Cos'è questo? Questa non è la TV. Non è una cosa televisiva, ecco. Allora, tu verrai torturato per tanti anni perché sei il fedentone, eroe della Terra. Mi spiace, stronzo, non si può fa. Adesso mi liberate, così vi do un paio di calci in culo e me ne vado, me ne torno sulla Terra. E lui dice: Mr. Duke Nukem, risparmia le tue energie perché avrai un posto importante nella storia della Terra. Troppo tardi, testa venosa! Sono già stato immortalizzato distruggendo il Dottor Proto nello scorso episodio, l'anno scorso. Cosa vuoi da me? Voglio il tuo cervello. L'useremo per il succhiacervelli, sì, per fare un computer da guerra. E tu vincerai una guerra contro la Terra per noi, una volta che avremo fregato il tuo cervello. Quindi devo stare qui mentre mi fregate il cervello e conquistate la Terra. Sì, come no? Ci avete visto giusto, fresconi. Allora, non hai molta scelta considerando che se non vuoi cooperare verrai danneggiato irreversibilmente. Beh, ok, il tuo cervello verrà distrutto e sarai in uno stato perpetuo di dolore senza poter muovere più nessun dito. E la nostra religione ci impedisce di farti soffrire, quindi questo forse. Allora, quindi questi rigelatins l'hanno fatto cadere in un pozzo, ok? E poi beh, dice: c'ho il dente esplosivo, quindi mo li frego io. Che fessi, guarda un po'. Ah, ma guarda, c'è anche una, diciamo, delle armi sul muro. Adesso le vado a prendere. Così, come niente fosse, lui spacca le sbarre e si va a prendere le armi. Così proprio. Lui in pratica si voleva. Lui, visto che, come sappiamo, Duke Nukem è un grande luminare, c'ha cioè un'intelligenza esagerata, voleva farsi saltare in aria col suo dente esplosivo, no? Voleva farti saltare in aria, invece poi ci ha ripensato, ha detto: no, ma guarda, là ci stanno delle armi, fammi via le armi. Ok, come vedete questo Duke Nukem 2 è un gioco. Aspetta, mo partiamo con la partita mia perché quella era la demo. Allora, eccoci qua. Episodio 1, poi c'è episodio 2, episodio 3, ok, episodio 1. Questo qui è un gioco action come il primo Duke Nukem che abbiamo visto qualche puntata fa, però come vedete è più colorato perché stavolta la grafica è in VGA invece di essere in EGA. No, è in CGA o EGA? Ancora EGA era, non mi ricordo. Comunque è più colorato, c'è più roba a schermo, è più casinaro, c'è più azione, è più tutto. E noi adesso andiamo dagli alieni e gli famo li bozzi. Trend che poi continuerà in Duke Nukem 3D, ragazzi, perché se poi ricordate, come si fa a sparare qua? Ok. Perché se poi ricordate Duke Nukem 3D, no, ancora con queste bombe. Guardate quell'alieno che prova a spaccare le cose. Sembra più un gioco Amiga, vedete? Somiglia un po' a un gioco Amiga, eh? Però ovviamente la fluidità non è quella dei giochi Amiga, perché? Ma l'immortacci vostra. Perché ovviamente il PC, le schede grafiche PC non erano adatte a fare grafica. Oh, quello l'ho sfondato. Non erano adatte a fare grafica fluida, no? Però diciamo che per le limitazioni dell'epoca dei PC, DOS, questo qui era un gioco eccezionale per l'epoca. Perché? Perché non c'era nessun altro gioco così pieno d'azione,
così col parallasse addirittura, pieno di esplosioni, botti, platformaggio. Però come vedete rispetto al primo Duke Nukem, questo sembra un po' meno platform, è un po' più action, questo secondo Duke Nukem. E devi morire, mortacci tuoi. No, sali su, sali su. Ok. Spacchiamo. Sicuramente chi ci ha giocato all'epoca, sto gioco se lo ricorda con grande affetto. Guardate come sto spaccando così. No, sono usciti slime da dentro. Ma lì, mortacci vostra. Sono usciti slime e stanno a fare i bozzi. Guarda, quello gli ho fatto soltanto a capoccia. Guarda lì, niente, mi hanno ammazzato. Oh, al primo Duke Nukem non ho perso mai una vita. Qua invece sono morto. Ma lì, mortacci. Devo ricominciare tutto da capo. No, non se ne parla, regà. Ma io mi faccio una bella speedrun adesso. Te devi morire. Te pure. E quello non è morto. Devi morire. Te devi morire, devi morire. Ma quello gli volano proprio le mani a quello. Ok, ho preso energia. Caffeina nella soda ti dà energia. Un'unità. Ah, una sola unità di energia mi dà. Ma lì, mortacci, siete avari. In Duke Nukem 2 sono più avari, eh. Ma lì c'è il sangue che viene preso da non so quale prigioniero. Allora io qua non gli sparo così, se no escono fuori. No. Soda. Allora, Duke è fuggito, c'è scritto sul computer. Ti serve la carta per una carta speciale per spegnere il campo di forza. Guarda quanti botti, quante esplosioni sto gioco. No, non ti aprire! Sono cascato sotto come re dei deficienti. Devo rifare mezzo gioco da capo, ecco. Quello gli ho fatto saltare le mani un'altra volta. Oh, vediamo di superarlo sto livello. Aspetta, c'è la N sotto, fammi via. Ah, mani mortacci vostra. Mi sarà gonfiato. Ho preso la N. Qualche lettera ci sarà dopo. Indovina un po'. La U, mi sa. No, ho fatto saltare fuori il blobbo. Il blobbo di morì. Robo, devi morire, devi morire. Io vado su. Alzo un po' il volume perché non si sente niente, eh. Ho preso il lanciarazzi, che è molto mortale, ci dice. È l'arma più potente che c'è nel gioco. Credo. Qua devo saltare. Vai su. Allora, ragazzi, fra. No, mi hanno ammazzato. Allora, fra qualche puntata. Fra poco tempo andremo anche a provare. Ah, c'è il checkpoint. Andremo anche a provare Duke Nukem 3D. Ah, non c'ho più la Doomfire. Mannaggia. Andiamo a giocare a Duke Nukem 3D, che è il terzo capitolo di questa serie, ovviamente. E che molti credono invece che sia il primo, sbagliando, perché questo è il secondo. E il primo già l'abbiamo visto qualche puntata fa. Se l'avete perso. Ah, c'è il laserone, regà. Se l'avete perso il primo capitolo, andatelo a vedere, che è una figata. Allora, ho preso la scheda. Ok, ho disattivato il campo di forza. Duke sta fuggendo. Guardate in questo episodio l'ascensore è diventato col razzo turbo proprio, no? Ok, e ho finito il primo livello, siamo fuori. Ma sono su Marte? Ma come? Non sto più sulla Terra, sto su Marte, regà! Mannaggia. Il tuo cervello è nostro, ci dice il capo di stronzi qua. Questo è tipo Fonzi, che re di stronzi. Ok, l'ho ammazzato. Ah, ho preso il six pack di Cola Cola. Invece in Duke Nukem 3D mi pare che lui beveva le birre, vero? E ho finito il livello. Ah, questo era ancora il primo livello, quindi ok. Abbiamo finito il livello, ragazzi. Grande, grande. Allora, gioco è figo, ovviamente. Per gli standard di allora è bellissimo. Oggigiorno c'è un po' sta pecca che ovviamente
scatticchia perché? Perché i giochi DOS dell'epoca non avevano scrolling fluido, ovviamente. Diciamo che per l'epoca è notevole. Giocato oggi è ancora divertente, però purtroppo c'è la pecca del fatto che scatticchia lo scrolling. Però ovviamente chi ci gioca oggi deve tener conto delle limitazioni dell'epoca. Le schede grafiche dei PC dell'epoca erano molto limitate, non erano quelle, certo quelle di oggi. Cioè questo gioco, poi non so neanche se è una VGA questa, o se è una EGA, non lo so. Penso sia una VGA questa comunque. Sì, questa dovrebbe essere la VGA. Anche se c'erano giochi molto più colorati su PC, c'è da dire, eh? Probabilmente questo è un gioco che era stato iniziato pensando alle EGA e poi dopo in corsa l'hanno adattato alle VGA e quindi ci hanno aggiunto colori. Forse, immagino io. Perché l'intro, se ci avete fatto caso, è piena di sfumature, proprio come un gioco VGA. E invece il gioco vero e proprio somiglia un po' più a Commander Keen e al primo Duke, no? Che erano a 16 colori. Allora ragazzi, se volete io sto gioco lo continuo, eh. Come al solito fatemi una richiesta, o ancora meglio una donazione, io sto gioco lo continuo come faccio di solito, se vi va, se vi va. Vado un altro pochino avanti perché ormai mi ha preso il gioco, mi ha stregato, perché sì, è divertente. Questo è un'edicola, non l'ho visto sto gioco perché era già passato il tempo delle edicole, me sa, eh. Se il primo. Se vi ho detto nello scorso episodio che io il primo Duke Nukem lo vidi in edicola. No, ma fregato era zitto. No, ma perché sei cascato? Devi morire, devi morire. Ho preso l'aserone. Devi morire pure te. Vediamo un po' se riesco a salire su. No, su non ce l'ho, devo rifare giro. No, chi è che mi ha ammazzato? Ragnaccio. Vabbè, ragazzi, per questa volta è tutto. Abbiamo finito quest'altra vita, ok. Cioè abbiamo altre due vite, però non fa niente. Questa era Duke Nukem 2. Se volete, io questo gioco lo continuo, fatemelo sapere se vi va. Nel frattempo, io fra qualche episodio vi porterò. Duke Nukem 3D, il mitico gioco che è veramente l'apoteosi, l'apoteosi, infatti apogee, apoteosi. Per questa volta è tutto, ragazzi. Ah, però forse prima di Duke Nukem 3D vi porterò quello intermedio, il gioco prima fatto dai 3D Realms, che era Rise of the Triad, se lo ricordate, che utilizzava un prototipo del build engine che poi sarebbe stato usato in Duke Nukem 3D. Non era un prototipo, era una versione, diciamo, inferiore. Per questa volta è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay. Ciao, ragazzi, alla prossima!